Siamo ad Agropoli con la Campania Wine & Sail, una crociera di una settimana fra le bellezze della Campania e la migliore produzione enogastronomica della costa. Questa iniziativa si inserisce in un progetto che è quello della Navighiamoci Lento Blue Card, che ha l'obiettivo di incentivare i flussi di turismo nautico sulle coste del Cilento, perché noi qui abbiamo una delle condizioni migliori per la nautica e soprattutto per il turismo nautico, con 11 porti ogni 6 miglia. Questa iniziativa, Navighiamoci Lento Blue Card, è un'iniziativa condivisa da tutti quanti i comuni. Infatti, grazie a questa iniziativa, ad oggi, nel solo mese di maggio, abbiamo fatto più di 30 settimane con barche a vela che hanno sostato nelle coste del Cilento e nei porti del Cilento. Campania Wine & Sail ieri sera è stata a Pesto, dove Bruno De Concilis ha fatto la degustazione dei seguini ed abbiamo passato una serata bellissima nell'area archeologica gentilmente messa a disposizione dalla sovrintendenza ai beni ambientali e culturali. Nei prossimi giorni saremo a Cetara e poi rientriamo verso Napoli. Questa iniziativa Campania Wine & Sail è fatta insieme alla Sail Italia, la più grande società di charter che abbiamo in Campania, circa 50 barche a vela che lavorano da aprile fino a novembre. Se il Cilento continua ad attivare politiche di ricettività per il turismo nautico di qualità, così come sta facendo adesso grazie a questo accordo, credo che noi riusciremo a portare sul Cilento moltissime barche a vela, moltissimo turismo nautico. Ovviamente portarlo a livello internazionale. Quindi diciamo i primi giorni il tempo non è stato molto bello, però non contava nulla, perché stiamo vivendo questa costiera del Cilento bellissima. E poi forse, come dicevi tu, c'è proprio questo calore, questa passione, soprattutto questa ospitalità da parte del popolo, sbaglio? Assolutamente sì, Antonio, anche perché per molti di noi stranieri abbiamo sempre l'idea di venire in Italia, si va a visitare altri luoghi, si dimentica che c'è un posto come Cilento che vale da visitare e di scoprire non solo la gente, ma quello che la gente ha di offrire. Quindi una ricchezza. Io sto veramente scoprendo per la prima volta dopo 25 anni che vengo a visitare l'Italia questo Cilento.